Obiettivo lavoro è un appuntamento che cerca di comprendere come sta cambiando il lavoro e come sta cambiando il lavoro proprio in virtù delle nuove tecnologie. E soprattutto il rapporto che c'è tra lavoro e sindacato. Il sindacato che dicono tutti abbia perso importanza, che abbia un ruolo marginale oramai nel rapporto tra dipendente, tra lavoratore ed azienda ed imprenditore. Ma è davvero così? È davvero che il sindacato ha perso forza, ha perso il suo impegno? O è semplicemente il modo di fare il sindacato, di essere sindacalista, che è cambiato e che ha stravolto questi rapporti? Obiettivo lavoro cerca di comprendere, di capire com'è il mondo del lavoro. Cerca di capire, di comprendere quelle che sono le vertenze ancora in atto, quelle che ancora chiedono di essere risolte, di avere una soluzione, con un impegno che non può essere solamente da parte dell'azienda e da parte del semplice sindacato. Un impegno che chiede importanza, che chiede attenzione, che chiede discussione. Il lavoro è fondamentale per noi uomini, è la base della nostra Costituzione, è quello che ci permette di avere una vita dignitosa, seppur faticoso, seppur fatto di mille disagi e mille difficoltà, il lavoro è quello che ci permette di vivere. Quello che rappresenta noi stessi, la famiglia, il vivere, il futuro, la possibilità di spendere, la possibilità di acquistare. È il lavoro, è la dignità, o se vogliamo, il semplice vivere. Will Tech Sindacato, Will Tech che si occupa di quale categoria di lavoratori? La WILTEC è un'organizzazione sindacale che si occupa di tante categorie, dal tessile alla chimica, all'elettrico, alla gomma, alla plastica, al vetro, alla ceramica, al mondo degli artigiani. Cioè, le categorie sono tantissime, passando per la concia, tante tante categorie e tanti contratti, ne seguiamo più di 20. Seguiamo tantissime categorie in tutto il territorio nazionale, chiaramente perché la WILTEC è un'organizzazione a livello nazionale e fa capo alla UIL, al confederale UIL. Noi siamo in Umbria e rappresentiamo la nostra regione. Come ci sei arrivata alla Wiltech? Alla WILTEC, o meglio, una volta era WILCEM, è diventata WILTEC quando ci siamo uniti con i tessili. Io vengo da Enel, sono una lavoratrice come tante altre, ho iniziato diversi anni fa e praticamente ero iscritta a un'organizzazione sindacale, soltanto che dopo qualche anno mi sono accorta che qualcosa non andava e quindi ho deciso bene di cancellarmi, nel senso che non mi davano quello che io volevo come lavoratore. Sono stata diversi anni senza essere iscritta e dopo parecchi anni mi hanno chiesto di entrare alla UIL, visto che ero una come tante che criticavo. Come facciamo un po' tutti nel mondo del lavoro, nel senso che io dicevo che magari il sindacato poteva non servire, faceva delle cose che non andavano, quindi giustamente qualcuno mi ha detto ma invece di criticare mettiti in discussione, prova a dare una mano. Quindi ho detto ok, sono entrata dalla porta di servizio, allora era WILCEM, non c'erano i tessili e nel giro di poco ho messo in atto quello che avrei voluto che avessero fatto con me. Quindi è iniziata questa esperienza, mi sono trovata poi, ripeto, nel giro di pochissimo, non avevo nemmeno ancora forse le idee chiare di che cosa era un'organizzazione sindacale, a fare anche il segretario provinciale della WILCEM di Perugia. Poi la WILCEM è diventata WILTEC, quindi ci siamo uniti con il mondo dei tessili e da qui, nello scorso anno, mi hanno chiesto di fare il segretario generale della WILTEC dell'Umbria. Quindi la mia è un'esperienza sindacale tutto sommato breve, perché questo è, parliamo di pochi anni. Io facevo il segretario
Wilchem territoriale nel fine 2009, quindi rispetto un po' a quello che è in giro, diciamo, gli anni sono veramente pochi. Solo che ho provato in questi anni a fare quello che un po' io credevo che dovesse fare il sindacato e che credo ancora adesso. Quindi ho messo la mia esperienza di lavoratore barra lavoratrice, donna, con tutte le problematiche del mondo del lavoro che affronta una donna, al servizio del sindacato.